giovane e talentuosa. Questa è Angelina Mango, che ha illuminato il palco dell'Eurovision Song Contest con un'energia che va oltre la musica, attraendo il suo nuovo pubblico internazionale. Allora Angelina, come la vivi questo debutto di questa sera? La vivo... Come bisogna viverlo? Non so come si vive una cosa del genere. Io la vivo con energia, con voglia di fare, con divertimento, ma senza prenderla troppo alla leggera. Hai avuto modo di conoscere altri artisti? Com'è la relazione dietro le quinte? No, è molto bello, c'è una bella atmosfera, anche perché siamo tutti molto vicini, non siamo lontani, separati, quindi c'è modo di comunicare con gli altri ed è bellissimo, perché c'è tanta curiosità, tanta voglia di conoscersi, bello. Tu a 5 anni hai iniziato a scrivere una canzone per te stessa. Oggi cosa scriveresti ad Angelina qui all'Eurovision? Le direi di riscrivere una canzone per se stessa. Ah, è la cumbia della noia! La Noia, registrata ora anche in spagnolo, con il cantante Alvaro De Luna, rientrerà nel primo album di inediti di Angelina, Poké Melodrama, in uscita il 31 maggio e che l'accompagnerà nel suo prossimo tour europeo. Allora, il disco è sicuramente un po' matto, perché la musica è libera e la musica è matta, e questo è il concetto che voglio portare con questo disco. E questo è quello che voglio portare anche in tour. Non vedo l'ora di andare in Europa con la mia band, perché secondo me impareremo tantissimo e guarderò negli occhi persone nuove e sarà un modo di conoscersi nuovo e gigante. So che c'è tua madre, quindi dentro di te che cosa ti genera questa presenza importante? Beh, mi genera amore, e l'amore è l'unica cosa che serve quando si sale sul palco, non serve nient'altro. Dopo Londra toccherà a Bruxelles, Parigi e Barcellona, che vedranno brillare sul palco un'altra stella della musica italiana. Ciao a tutti e grazie per il supporto, sempre, grazie.